Bene, bene ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi fortunatamente siamo qui in macchina e stiamo andando a ritirare la Z dal meccanico. Lo so che molti diranno, ma non si può qua là. Io, per evitare ogni tipo di problema, ho chiamato in questura la polizia e gli ho detto ciò che devo fare. Mi ha detto, guarda, vai tranquillo, non ti preoccupare che lo puoi fare. Quindi oggi sono sereno. Quindi se anche voi dovete ritirare il vostro mezzo dal meccanico, chiedete e la polizia vi dirà il da farsi. Detto ciò, ora, come vedete, siamo su un magico viale e fra poco entriamo in Valassina, spingiamo un po' la piccola mini e ci divertiamo per andare a prendere la Z. E poi, visto che siamo da meccanico, vi faccio vedere un po' di novità e anche come ha reagito il meccanico a questa crisi del coronavirus. Quindi, a dopo. Bene ragazzi, dopo il primo tratto in macchina ovviamente ci siamo muniti di mascherina perché, come dicono le norme vigenti, dobbiamo avere la mascherina e stare a distanza. Infatti, come vedete, io e Luca siamo sempre a distanza di sicurezza. Ma ora andiamo a vedere cosa dobbiamo fare alla Z, perché purtroppo, nonostante i meccanici avessero il permesso di stare aperti, comunque non gli arrivavano i pezzi e non li faceva lavorare. E allora siamo ancora qui, la Z è rimasta sul ponte per quasi 2 mesi ormai, perché è da fine febbraio, ragazzi. Allora, iniziamo a vedere cosa abbiamo da fare. La gomma, come potete vedere, è bella bucata. Adesso si vede bene il pollicione che sfonda. Esatto. Bella finita più che bella bucata. E qui, nonostante la scritta sexy, abbiamo anche da cambiare corona, catena e pignone. Perché la Z ormai ha quasi 34.000-35.000 km, la catena e tutta la trasmissione è arrivata a fine vita. E quindi mettiamoci a lavoro e vediamo un po' anche con i consigli di Luca di Officine Desmo 4 che trovate qui a Cabiate. Quindi se siete della zona Brianza e tutto, fateci un salto e salutatemelo. Andiamo a vedere cosa dobbiamo fare. Per prima cosa ci divertiamo a fare un po' di rumore e facciamo saltare le ribaditure di una maglia qualunque, non è importante andare a cercare la maglia ribadita, e perché non sempre c'è, dipende dal tipo di moto, dipende dal tipo di assemblaggio che è stato fatto sulla moto, sicché la possiamo trovare o meno. Ne facciamo saltare una. Andiamo a prendere il punto di fase sulla chiave per garantirci il centraggio del perno che spingerà poi a sua volta il perno della maglia. Usiamo sempre gli strumenti che la tecnologia ci regala per velocizzare i tempi di lavoro, per abbreviare più che altro i tempi di lavoro. Sì, ci vai dentro così, come lo levi, tac, hai liberato. Se la volete la trovate in vendita, catena gustosa, pronta per farci gli spaghetti, ragazzi. Un po' dura al dente, ma ci siamo. Già Comunque, oliata. se avete una pentola che può andare sui 1000 gradi, riuscite a fondere l'acciaio. Allora, seconda fase, andiamo a rimuovere la coppiglia di sicurezza. Eccola qui. Boh. A questo punto il dado. Ma la corona, cioè tu questo diresti che è Allora, da cambiare la oppure... corona, non tanto la corona, perché la corona sì, la differenza si vede quando tu hai, ti faccio vedere, così faccio prima a fartelo vedere che a spiegarti. Questo è l'appoggio che abbiamo, è sporca, si vede male, ma comunque si vede. Vedi il rullo Sì? e i due denti della corona? Ok? Sì. Non è malvagia, non è malvagia l'usura, potrebbe essere ancora buona come ingranaggio. Come catena no, perché si è talmente rovinata, si è seccata talmente all'interno, e questo quando è che subisce questa cosa qua? Quando c'è una scarsa lubrificazione, non della maglia esterna, perché la catena di lubrificare la maglia esterna non gliene frega niente, ma deve essere lubrificato il contatto. Il contatto è il rullo con la corona, ok? Con la gola, le scanalature della corona. Quello deve essere lubrificato. Se non lubrifichi il rullo costantemente e mantieni magari anche per una questione di pulizia, di bellezza, di cura della moto, la catena, cioè le maglie esterne pulite, è meglio, cioè tu le pulisca tutte,
D'accordo? Perché si attacca meno sporco. Meno sporco si attacca a polveri e via discorrendo, meno usura ci sarà poi anche sul rullo stesso. Ok. D'accordo? Ora, il rullo lubrificato che cosa garantisce? Garantisce uno Scorrimento. scorrimento migliore, il che vuol dire meno calore. La catena, dopo aver fatto un giro in moto, tu non la puoi toccare perché se la tocchi ti scotti. Sì, rovente. Questo per farti capire a che gradi possiamo arrivare, d'accordo? Per una curiosità, appena avete fatto un giro con le temperature estive, diciamo sui 28 gradi, 25 gradi, senza andare a cercare quelli di 35 o 38, con una pistola laser, portatela dietro, costa una scemata, e prova a misurare la temperatura, rimarrai sconcertato. Il che vuol dire che se questa qui va in over, cioè oltre la temperatura d'esercizio che può avere per la mancata lubrificazione, si surriscalda, il grasso che è trattenuto Dalle maglie, sì. dai due O-ring, Ah, sì. va bene? Gli O-ring che sono O-ring o X-ring, va bene? Servono, l'O-ring serve per trattenere il grasso, punto. L'X-ring serve per avere una migliore presa, che vuol dire non presa, per avere un migliore scorrimento, perché funziona a parolio avendo due, Esatto. quattro labbri, perché c'ha quattro labbri l'X-Ring, ok? Sicché garantisce un miglior scorrimento e funziona sempre da protezione per non far fuoriuscire il grasso dal rullo, perché se esce il grasso dal rullo, cioè interno, tu la catena la userai ancora per forse 1000 km. Poi inizia a deteriorarsi man mano. Questo è l'O-ring e questo è già un X-ring. Lo si vede finito perché si vede consumato e finito, ormai questo non ne ha più, ma è un X-ring. Perché si è rovinata la catena? Guarda questo perno che ho tolto, è privo di grasso. Il grasso che lui ha, lo sporco che ha, gliel'ho dato io adesso perché l'ho toccato col guanto sporco. Lo vedi com'è lucido? Sì, si vede che è tanto lucido. E qui non c'è un filo di grasso dentro, sicché le temperature qui vanno alle stelle, poi dopo finisce, Ah infatti sì, se ti prendi poi questo fa, si muove, sì. capito? Invece deve essere quasi preciso. Qui abbiamo anche la mascotte nel Eh mentre, sì, la piccola Zara, ovvero lei piccola adora le cane. motociclette. Bella. Qui rimuoviamo il dado. Molto delicatamente, con una pressione costante, allarghiamo le pasticche dal disco. Non c'è bisogno di toglierle. Mettiamo un tampone per aiutarci, così ci permette di non far cadere la ruota. Si controlla sempre la lubrificazione sul perno e qui è ottimale. Va bene, esatto. 300 kg di ghisa dello spostapinza. Sì, una roba incredibile, pesa che è pazzesco delle volte. Ovviamente oggi Gesù ci ringrazia con la luce dietro, non Sì, farà venire male tutte le riprese, però fa niente, ormai ci siamo cambieremo lì. abituati. Buttiamo A tutto e compriamo tutto questo punto passiamo di qua. nuovo. Bene ragazzi, adesso stiamo montando, come vedete, la nuova corona, tutta lucida e pulita. Devo dire un po' pesantina e un po' troppo cromata per come piace a me, però speriamo faccia il suo sporco lavoro. Guarda il pignone, li vedi i denti come sono distanziati tra loro e come la culla si è aperta? Sì. Non è perfetta, lo vedi? Il pignone ha subito molto di più della corona. Ora, vabbè, quella è sporcizia, No, questo è purtroppo. spalmabile col pane per farci Sì, colazione. se ce la fai, sì. Adesso ragazzi parliamo un po' di cose tecniche. Abbiamo messo sulla gomma, abbiamo montato la corona, abbiamo montato anche il pignone. Adesso andiamo a vedere come si fissa la catena. Eccolo qua, questi sono i famosi O-ring che cambiando forma si chiamano adesso X-ring. Lo si vede che hanno la prima parte più in basso è la tenuta, la parte più in alto è sempre la tenuta, quella centrale è di scorrimento per mantenere anche il grasso
nei canali che si sono formati facendo questi tre labbri. E da lì sicuramente è più difficile che fuoriesca anche ad alte temperature. Adesso li mettiamo sulla falsa maglia, non hanno un verso, va bene sia dall'una che dall'altra parte, e procediamo con l'inserire la maglia sulla catena. Ok, appoggiamo ovviamente tutto già lubrificato dalla casa, se no lo dovevamo fare noi. Meglio non togliere assolutamente il grasso originale, non fatelo mai. Si prova a creare una certa pressione per tenerlo lì. Adesso lo facciamo girare fino a trovare un punto libero per poter inserire la chiave. Abbiamo anche il pignone nero sexy, ragazzi. Ovviamente tutto quello che monta la Z lo trovate qui sotto nella descrizione. Vi ho messo tutti i link semplici e veloci, così potete andare e vedere tutto, dagli specchietti al portatarga. Mi mancano le pastiglie dei freni, ma le metterò. E adesso ci metterò anche il kit di trasmissione, così se volete farlo uguale e avere un'idea della qualità dei prodotti italiani che andiamo a montare sulla Z, potete vederlo. Quindi andate sotto e cliccate. Ok, adesso stiamo andando a fissare la falsa maglia. Quindi con le sexy mani di Luca andiamo a vedere come si fissa per bene. La prima fase è l'accoppiamento della maglia a chiusura con la maglia cosiddetta maschio. Questa si chiama chiave a percussione. Cattiva, ma fa un gran servizio. Okay. Dal suono che percepisco riesco a capire perfettamente quando siamo arrivati. E infatti il risultato è ottimo. Giusto accoppiamento, maglia libera, perché deve essere completamente libera, così come questa, con la bordatura che esce dalla maglia quanto serve per essere poi ribadita. Ecco, vedete che, come dice Luca, sporge un po' fuori. Sexy e preciso, ragazzi. Adesso, ragazzi, abbiamo fissato tutta la catena e anche la falsa maglia. Abbiamo fatto la ribaditura, ovvero pensate come se fosse un rivetto. Andiamo a premere sulla falsa maglia in modo tale che si espanda un po' il puntino nero che ora vi faccio vedere, che so che non è molto tecnico la mia spiegazione, ma lo capite meglio se lo vedete. Come vedete, ragazzi, la falsa maglia, vedete che è un po' diversa dalle altre, vedete che sembra espanso. Questo è fatto così non scappa fuori, e anche se andiamo a 3,20 sul retino del Mugello lei tiene. Inoltre, dopo aver montato correttamente tutti e tre gli organi di trazione, che sono pignone, catena e corone, andiamo a dare la giusta tensione alla catena, cosa che molti non fanno nel modo corretto, andando a lesionare o il rischio di lesionare i cuscinetti del secondario del cambio, e oltretutto andando anche a surriscaldare la catena. E che vuol dire? Se la catena ha una percorrenza media di 20.000 km, si rischia di farne 8-10.000 soltanto per la tensione scorretta. La tensione corretta della catena è quando si arriva circa qui, dove finisce il pattino guida più o meno della catena, che in questo caso finisce all'altezza della pedana poggiapiedi. Noi scorriamo di una decina di centimetri e arriviamo al primo terzo, lo frazionate in tre parti, al primo terzo della lunghezza totale del forcellone. Tiriamo sulla catena quasi abbattuta, sentite che batte? Così? Ok, la mettete in questa tensione e la catena deve assumere un molleggiamento teso ma non troppo. Non la famosa parola a corda di violino, deve avere una tensione ma molleggiata, ok? Ecco, da questo punto in poi avete la catena che ha il suo tensionamento preciso. D'accordo, da qui possiamo iniziare a chiudere tutte le viti, che vuol dire prima si chiude la vite dell'asse ruota, che vuol dire il dado, lo si porta a serraggio e blocchiamo la ruota. Poi finiamo di portare a termine con un serraggio, chiamiamo di un chilo e mezzo,
il dado e il controdado ad un serraggio per evitare che l'altro si possa allentare. Finito questo, la moto è in ordine. Dopo 1000 chilometri circa sarà utile ricontrollare la tensione della catena, che sicuramente per una questione di rodaggio si sarà molto allentata. Sicché la cosa importante è, dopo 1000 chilometri, non oltre, di controllare la tensione della catena. Bene ragazzi, adesso non ci resta che fare le ultime cose, ovvero richiudere il pignone, bloccare i serraggi vari, rimettere in pressione il freno, perché come ricordiamo abbiamo allargato le pastiglie, e quindi non ci resta che poi andare a divertirci in sella alla Z. Ma questo lo vedrete nel prossimo video. Ciao!